Buonasera, buonasera a tutti. Chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà, bentrovati. Ho fermato, ecco, la sigla un pochino bruscamente, ma ci siamo. E vedete che ho avuto un problema con i tasti, ho fatto ripartire la sigla, scusate. Bene, ci sono Diego e Max con cui chiacchierare, ma io faccio una sorta, la mia immaginazione prevede che ci siano 40 persone ad ascoltare, non è così, però chiaramente un po' cerco di immaginare una grande platea che mi sta ascoltando. Non ho ascoltato, scusate il gioco di parole, aspettando Giannizzero, perché ecco, ero impegnato con un problema di lavoro e ho finito 10 minuti fa, tanto è vero che avevo anche il cellulare scarico e stavo parlando con Giancarlo, che fra poco avevamo in diretta, e ho avuto modo in ogni caso di riaprire Cobra, che è il nuovo, è il wargame di cui parlerò oggi, che voglio segnalare come gioco della settimana e secondo me gioco da provare, in quanto mi sembra un bel gioiellino della Decision Games, che delle volte tanto critichiamo. Ma questo Cobra, che è una riproposizione del vecchio Cobra dello Strategy and Tactics, del Cobra uscito con lo Strategy and Tactics di 50 numeri fa, riproposto adesso in scatola con qualche accortezza, ma mi sembra veramente una bella simulazione dello sbarco fino alla cosiddetta sacca di Falaise, in cui in ogni caso i tedeschi riuscirono in qualche modo a cavarsela e a ricostituire una resistenza che li avrebbe... scusate, li avrebbe poi riportati a vincere a Market Garden e a una controffensiva, la famosissima Battle of the Bulge. E ha declamato Dante, il sesto del paradiso, e infatti ragazzi, io amo tanto Marco perché ci riporta anche letteratura italiana, quindi facciamo proprio wargame e tutto quello che gira intorno al wargame con il sesto canto del paradiso. Io personalmente, da studente delle superiori, ho sempre preferito l'inferno, ma è chiaro che poi anche il paradiso avrà una sua bellezza, e è chiaro che Marco avrà parlato del sesto canto del paradiso riportandolo alla famosa diatriba, al famoso conflitto di Guelph and Ghibellines, o dei Guelfi e Ghibellini. E prima di telefonare a Giancarlo, così potrò parlare della sua Wargame Room, di cui ogni tanto abbiamo veramente, ci deliziamo gli occhi con le sue foto e anche con le sue spiegazioni, voglio veramente descrivere questo gioco Cobra, che vi ripeto ha un costo qualità e quello che vi può dare il gioco veramente veramente consigliato, non supera mi pare i 50 euro giù di lì. Ma che cosa trovate dentro al gioco? Due mappe molto molto ben fatte, con esagoni piccoli, ma perché abbiamo, quando dico piccoli, standard con counter standard, ma su mappe su cui trovate, questa è una buona abitudine, tabelle di combattimento, serie di rinforzi, la tabella di la lettura del terreno, insomma mappe fatte molto bene secondo il wargame tradizionale, con colori ottimi sotto tutti i punti di vista, chiari per non avere problemi dal punto di vista della visibilità, pedine NATO con i simboli nati che possono anche non piacere, ma sono efficaci. Avete l'indicazione della divisione con stampato sopra le unità la posizionamento iniziale, sia per quanto riguarda le unità tedesche dallo sbarco, sia delle unità inglesi dello sbarco, e quelli chiaramente parliamo delle forze aviotrasportate. E che dire, trovate anche un rulebook da 32 pagine, ma in realtà vi dirò che le regole sono insomma abbastanza chiare, direi non ci sono problemi, perché ripeto è un wargame tradizionale, poi andrò a vedere adesso con voi tutti i vari aspetti. E poi trovate il solito manualino molto molto
Bellino sulla riassunto dell'operazione dallo sbarco fino all'operazione Cobra, che poi portò al breakthrough, allo sfondamento e al crollo del fronte tedesco. Vi posso assicurare che io di diverse partite che ho avuto modo di giocare a Cobra, mi ricordo una in cui giocavo contro il nostro grande presidente onorario Nicola Quitadamo, e giocavamo con, diciamo, dal punto di vista competitivo era una partita per il torneo Master, all'epoca la principale associazione di wargame, e mi ricordo che col tedesco stavo tenendo molto bene il fronte, ma a un certo punto mi crollò il fronte, proprio perché per bombardamenti e forze soverchianti americane sul lato sinistro, e subì un tale sfondamento che fra l'altro fui costretto a ritirarmi, e siccome anche lì si vinceva per punti, non avevo più i punti per cercare di conseguire la vittoria. E questo fatto lo potete ricreare anche col gioco moderno, in quanto tutto sommato, adesso non mi ricordo i dettagli, sono sincero, perché avrei dovuto tirare fuori il vecchio wargame, ma con quello nuovo ricreate la stessa problematica, cioè dallo sbarco in Normandia, questa sorta di fronte tedesco che arretra lentamente, diversi tentativi, non so, da parte di Monty, di Montgomery, di conquistare Caen, e la maggior parte falliti subito all'inizio, e poi con la operazione Cobra appoggiata dalle soverchianti forze aeree alleate, che è riuscita, diciamo, prima a sfondare sul fianco, ma poi chiaramente dopo la presa dell'aeroporto nei pressi di Caen, e poi alla fine è caduta anche Caen, dopo 33 giorni è caduta Caen, e doveva cadere praticamente da lì al giorno dopo, quindi 33 giorni di ritardo di marcia, e solo dopo la caduta di Caen il fronte si è sgretolato. Quindi da qui l'importanza della città. Chi ha giocato qualche buon wargame sulla Normandia sa dell'importanza della città, e io cito sempre come gioco che a me piace tanto di Simonich, Normandy 44, Normandy 44, in quanto ricrea molto bene lo sbarco e dà proprio la possibilità al tedesco di tenere Caen fino a tardi, anzi nei 22 turni Normandy 44 si può tenere Caen, anche se poi c'è il crollo della parte sinistra del fronte rispetto alla prospettiva tedesca. Ma torniamo al gioco Cobra. Vi ripeto, manualetto di 32 pagine e prevede come wargame una sequenza molto molto tradizionale: un German player turn, un Allied player turn, una supply phase, fase di rimpiazzo, fase di movimento, fase di combattimento, fase mechanized, cioè in questo caso le forze meccanizzate, corazzate che possono muovere, e fine del turno. Questo è veramente, perché mi piace tanto? Perché mi pare, attenzione, devo scendere in dettaglio, ma mi pare che non abbiano alterato il gioco tradizionale, anzi l'hanno arricchito, magari precisando qualche pedina nell'ordine di battaglia, e hanno lasciato le classiche regole che trovavamo in Cobra, cioè un movimento meccanizzato, l'overrun. Per chi non lo sapesse, l'overrun, lo spiego sempre, è il combattimento in movimento. Le modificatori come l'integrità divisionale, quando la divisione combatte con tutte le unità che la compongono ha dei modificatori positivi, l'effetto del tempo sull'aviazione, il Allied Army Boundary, cioè il confine fra le forze americane, ciao Francesco, benvenuto, e le forze britanniche. Quindi vedo che il gioco, una ZOC rigida, chiaramente i battaglioni, data la scala, non tengono ZOC, e dunque una ZOC rigida, funzionale, ecco perché lo definisco wargame tradizionale, e una tabella di combattimento con un dado da 6. Forse, ecco, la tabella di combattimento non mi piace tanto perché implica pochi risultati, una poca varietà di risultati, ma in ogni caso presumo che nell'economia del gioco non influenzi tanto. Però se vogliamo fare una critica, probabilmente la tabella di combattimento poteva essere, non dico migliorata. Ciao Stefano, benvenuto. E poi per quanto riguarda, vi ripeto, integrità divisionale, che trovavamo anche nelle modificatori del vecchio gioco a Cobra, le headquarter units, ci sono anche qui
gli HQ, francamente, sapete, non mi ricordo se c'erano nel vecchio HQ, ma che cosa fanno poi gli HQ? Assicurano la rete dei rifornimenti, che qui si traccia in maniera tradizionale fino a una strada, mi pare, vado a vedere, perché non mi ricordo se fino alla strada o una riga, una linea di 12 esagoni liberi. Sì, 12 esagoni è una major road, e poi questa major road deve tracciare la supply source secondo una lunghezza di qualsiasi numero di esagoni. Poi chiaramente ci sono i soliti effetti delle autosupply dimezzate, ma non vengono mai eliminate, ma chiaramente si difendono a mezza forza. E poi abbiamo nella fase finale delle regole, ripeto, sono 22 pagine di regole, ma non è scritto fitto. Ciao Pietro, non sono scritte fitte, molto chiare secondo me. Adesso vi ripeto, non ho avuto modo di piazzare il gioco e leggerle attentamente, ma non mi sembra che ci siano dei problemi, proprio perché è un gioco che è una rivisitazione di precedenti edizioni, quindi secondo me è un gioco quasi fra virgolette perfetto per quanto riguarda questo sistema Hex and Counter. Poi ci sono le special rules e si vince per punti vittoria. E gli scenari, secondo me, i più belli da giocare. Pietro, ho appena chiuso i miei rapporti con la GMT. Pietro, raccontaci in diretta perché li hai chiusi. E poi c'è è lo scenario Cobra, il più bello, anche se poi lo scenario Cobra che riporta lo sfondamento alleato, ma in ogni caso sarebbe bello giocarlo con il campaign game, cioè dallo sbarco in Normandia, che qui è ricreato molto, in maniera molto simile a Norma di 44, con una tabella che prevede il lancio dei parà e uno scatter diagram, cioè una sorta di indicato un esagono e poi tirato un dato per vedere dove finiscono i paracadutisti, unità di terra che sbarcano e devono verificare se le unità tedesche nei pressi reagiscono con un tiro di dado. Ma insomma, lo sbarco non è complicato, ma non è quello diciamo l'obiettivo, il target del gioco, l'obiettivo del gioco, ma lo sbarco secondo me ci può stare. Ma dopo lo sbarco comincia il party, comincia la festa, in quanto da lì bisogna vedere come e impostare la strategia di attacco alleata. In realtà il tedesco deve tenere una riga, deve tenere il fronte. Ciao Giancarlo, fra poco andrò a chiamare Giancarlo, 2 minuti Giancarlo, stavo finendo Cobra, così potrò continuare a parlare con Giancarlo anche dei giochi che lui ha fatto sulla Normandia e di quello che sta giocando al momento. E dicevo, tornando a noi, secondo me anche questo wargame con le sue 2 belle mappe può essere veramente veramente didattico, può dare un'idea completa. Poi ci saranno le critiche per quanto riguarda, magari mancherà qualche regoletta particolare che simula una determinata operazione, ma 2 mappe, un buon numero di pedine ma non affollato, che permettono di ricreare l'intera campagna fino alla sacca di Falaise, secondo me questo, ragazzi, visto così, non l'ho ancora giocato completamente, ma vi ripeto, ho giocato i vecchi Cobra, secondo me è un gioco da comprare e da piazzare immediatamente, in quanto mi sembra veramente ben fatto. E vi ripeto, la confezione è molto elegante, una bella scatola non pesante come quella GMT, ma degna d'attenzione, e il manualetto delle regole secondo me scritto bene, anche organizzato bene, e con poi 16 pagine che descrivono tutta la campagna dal D-Day a Cobra. Scusate, questo è un gioco che non può passare inosservato. Secondo me sarà uno dei prodotti che dovremo tenere d'occhio proprio per ricreare la battaglia di Normandia. Io consiglio sempre Norma di 44, ma questo è un'altra confezione da tenere d'occhio. Quindi tornerò su Cobra, perché piazzerò le 2 mappe e cercherò di fare un'analisi di tutta la campagna. Ma in ogni caso adesso vado a chiamare il mio grande amico generale di tante battaglie, Giancarlo Ceccoli, e continuerò a parlare con lui di questo argomento. Ecco, lo sto chiamando, ecco, metto lo speaker e vediamo, spero di non aver sbagliato numero. Giancarlo, ti sto chiamando. Pietro, mi devi spiegare perché hai chiuso i tuoi rapporti con la GMT. Ciao Marco. Oh Giancarlo, buonasera, stavo ancora parlando, divento sempre poi prolisso. Giancarlo praticamente
è uno di noi, ormai è quasi ospite fisso, io lo chiamo Giancarlo, ci sei settimana prossima, ci sei, perché è una risorsa, Giancarlo. E Giancarlo, non so se hai ascoltato il mio incipit su Cobra, però prima di parlare di Cobra, tu non lo so, non l'hai giocato, ma parlerò con te dei vari giochi di Normandia, però vediamo un po', ho visto il primo post sulla convention di San Marino. Anticipa qualcosa in maniera tale che cominciamo a parlare di questa mitica convention. Intanto ciao a tutti e grazie per la mitica convention. Comunque, mitica però esiste, cioè, ragazzi, mitica ma esiste però. Esiste. Dunque, ci stiamo già lavorando da qualche tempo. Probabilmente pubblicheremo un aggiornamento sul sito dedicato, sui nostri social, penso già a metà dicembre, insomma prima di Natale, sì. Qualche bozza del programma generale. Devo dire, visto che stai parlando della Normandia, stavo in realtà pensando per la prossima edizione, insomma per maggio 2020, di avere, almeno per il settore del Borghese storico in convention qua a San Marino, probabilmente come tema generale faremo la Seconda Guerra Mondiale, ma il fronte russo. Ah, bello, bello, bello. Prendo la pubblicazione anche di Stalin al 42, poi anche da quale, insomma, eccetera. Sto pensando di avere questo tema generale, perché riuscire... Giancarlo, alza la voce che ti sento male. Allora, aspetta. Oh, così, perfetto, perfetto. Dicevo, probabilmente riuscirò con un tema generale di quel tipo a spalmare... appunto il fronte russo anche su vari sistemi, quindi non solo campagne, comunque battaglie terrestri, ma sto pensando anche alle simulazioni con gli aerei e ad altre cose, insomma. Quindi diciamo titolo fronte russo e poi entreranno varie simulazioni nel fronte russo. Sì, chiaramente dopo le partite libere, ma insomma stavo pensando un po' fronte russo. Vediamo, adesso è tutto un po' in progetto. Beh, chiaro, siamo a novembre. Però in ogni caso, ecco, abbiamo le prime anticipazioni per la convention di San Marino. E Giancarlo, io ho parlato, questo gioco io l'ho appena comprato, Cobra, sì. Ma avevo già giocato con quello della SPI, con Nicola Quitadamo, quindi lo conoscevo bene. E secondo me questo gioco, la Decision Games, l'ha curato molto bene. Tu della Normandia, e quindi consiglio di acquistarlo, sul serio. Non sono pagato a Decision Games, ma perché secondo me è un gioco validissimo. Ma ho fatto le tue parole, la tua, no, questa prima apertura della scatola, credo che sia stata. Ma mi hai fatto anche venire voglia di prendere, perché poi alla fine mi sembra che somigli, in parte, credo, poi correggimi se sbaglio, a quel prodotto della Compass Game che ha fatto Ted Racer, no? Storming on the Racer, se mi ricordo bene il titolo. Ma guarda, in collezione. Secondo me, tutti hanno un progenitore, cioè il problema è, non ci si può inventare molto su un tradizionale Axe Encounter, e tu apri Cobra e hai un tradizionale Axe Encounter che è identico dal punto di vista delle meccaniche a 40 anni fa, ma funzionavano anche 40 anni fa, quindi quando uno trova il gioco con una grafica migliorata, con due belle mappe, con di tradizionale counter, viene solo voglia di giocarlo. Poi io ho detto, magari c'è qualche regoletta che hanno modificato e non funziona, ma a me sembra come il vecchio Cobra, però con due belle mappe, e si può fare tutta la campagna che noi spesso e volentieri ci limitiamo, ecco perché parlavo di Normandy 44 di Simonis, a giocare la prima parte della campagna, mentre la sacca, che fra l'altro è quella anche più interessante dal punto di vista delle forze in campo, non la giochiamo quasi mai. Tanto è vero che io aprivo adesso il manuale, qualche operazione non ce l'ho bene in mente, cioè ne ho sentito parlare, ma qualche operazione, il dopo Normandia, non ce l'ho in mente, e questo gioco permette. Anche da parte mia la stessa cosa, e ripeto, se l'ho giocato una volta solo il titolo della Compass Game, addirittura penso che arrivi anche oltre, cioè fino a Berlino. Sì, ma come l'hai trovato? Parliamo anche di questo gioco. Come l'hai trovato, già? Dunque, in realtà le scatole sono due, perché il primo si chiama Red Storm Over the Race, quello che praticamente è l'ultima parte della campagna, le ultime campagne dei russi, che poi sono arrivate a Berlino, insomma, quindi fronte est, diciamo. E poi questa fase, il secondo, appunto, che prendeva da parte in Normandia, di nuovo fino a Guerre Berlino. Ma il sistema di gioco secondo me è valido, è molto simmetrico,
si gioca un po' strana, però molto interattiva, era carino, insomma, perché poi, ripeto, si fanno campagne che di solito non le si giocano perché sono abbastanza vaste, comprendono anche, no, tutte le varie piccole no, campagne. Delle volte ci dobbiamo fermare perché tutta la campagna, ecco, adesso saltando di palo in frasca, oggi vedevo quell'offerta della Diffraction Games, no? I 10 giochi a 1480 sterline, parlando di giochi che coprono tutto un fronte, ma sarebbe bello averli, però giochi così monster sono, secondo me, li metti là e non li apri più. E ecco perché ci fermiamo poi all'operazione. Non è possibile. Sono quelli che poi magari conosciamo meglio e quindi ci divertiamo anche di più a ricreare sui tavoli da gioco, insomma, quindi chiaro. Comunque questo, secondo me, Giancarlo, sì, secondo me vale la pena, ti ripeto, è tradizionalissimo, ma hanno fatto una cosa buona, non hanno alterato il passato e quindi, siccome funzionava prima, secondo me funziona anche adesso. Dunque, secondo me è da acquistare, anche perché come scatola, adesso io non ricordo quanto l'ho pagata, ma non ha un prezzo altissimo come quelli della... Mi pare che l'abbia pagato 56 euro questo da Udo. Sì, confermo. Corretto? Gli sconti probabilmente lo troviamo anche qua da noi. A quella, ecco, quindi ragazzi, 56 euro, due mappe, e tutte le pedine in campo a livello di reggimento e divisione, e due booklet e due manuali, secondo me è un buon acquisto, proprio perché vi dà... Uno vuole analizzare tutta Normandia e il fronte occidentale fino alla sacca di Falaise. Con questo gioco lo fa. Dunque. Senti Giancarlo, ma adesso parliamo della tua War Game Room, di cui ogni tanto ci delizi con le immagini. Al momento che cosa state giocando? Dunque. Nipotini permettendo, eh? Diciamo che Giancarlo... C'hai due nipotini oramai, quindi già lo vedo con due stupendi nipotini che prendono il loro spazio, però insomma dai, qui si gioca di... Ma riesci anche a giocare, perché tanto oramai... Senti, ma sei ufficialmente in pensione? Allora, ufficialmente sono, lo sanno tutti, sono in ferie ancora fino al primo di dicembre. Che spettacolo, ragazzi. Poi dal 2 dicembre sono ufficialmente collocato a riposo, quindi dai. Questa settimana io sto stringendo le mani a tutti quelli che vanno in pensione. Ho parlato con Philip Sabin, che è andato in pensione. Ragazzi, insomma, personaggi che vanno in pensione è un po' un peccato, perché poi alla fine... Però continueranno a giocare, secondo me, di più, e quindi... Ne sentiremo ancora parlare. Guarda, io adesso vi dico, mi ritengo anche molto fortunato, perché sono... Io ho sempre giocato tantissimo, per fortuna, veramente ho avuto... Sono uno fortunato, diciamo, in questo senso, ma per il nostro hobby. E ho giocato tantissimo anche in questa mia stanza dei giochi, insomma, no? Però ultimamente, in particolare da un 7-8 anni, anche di più, possiamo dire. Quindi, sì, ricordiamo che la riunione dell'associazione è in più alla War Game Room, ragazzi. Il Ceccoli si ritaglia due serate, Ma anche tre. Anche tre, ragazzi, a livello di Ercolano questo, Ma poi qua dentro facciamo veramente le ore piccole, come si dice, perché si inizia di solito verso le 20:30 di giovedì, anche di venerdì, e qui fino a luna di notte non ci lasciamo. Senti, chi sono i tuoi compagni di viaggio oltre a Luigi? Dunque, ultimamente è appunto Luigi, che è tornato nel gruppo da un paio d'anni, e poi Roberto, che è un mio vicino di casa, che neppure lui sapeva di avere questa passione. Incredibile. Si è conosciuto 2-3 anni fa per caso, e adesso ce l'ho qua a 20 metri, quindi spesso siamo qua a giocare. Sta appassionando molto, vai. Stiamo giocando bene. Insomma. Senti, cosa avete sul tavolo al momento? Allora, sul tavolo in questo momento abbiamo iniziato la seconda partita di Dead Sand. Ah, sì, è vero. Come lo trovi? Perché io adesso, a distanza di 6 mesi, l'avevo aperto, l'avevo giocato, l'ho richiuso, e avevo fatto un video, l'avevo analizzato. A me era piaciuto, francamente, nonostante ci fosse quella discrepanza fra le mappe. Voi come l'avete trovato? Pro e contro? Allora, siamo arrivati a questo, allora, intanto dopo aver letto con molto piacere i post di Nando sul social, su Casusbelli,
della partita che fece qualche mese fa sì. su Death Valley, mi sono poi deciso ad acquistare quel titolo lì, no? Sulla campagna di Russia. L'ho trovato veramente molto molto bello. A me manca, Ma lì abbiamo giocato per un paio di mesi, un paio di partite. Non abbiamo fatto quello che ha fatto Nato, perché solo lui può fare delle cose del genere, cioè fa la campagna intera un paio di volte. Sì, vabbè, Nando Ferrari è un caso limite, cioè, insomma. No, è un gioco molto lungo, molto bello, molto lungo. Quindi avendo giocato quello, che c'era tanta soddisfazione, abbiamo deciso di fare anche il secondo titolo. Allora, devo dire, naturalmente, vabbè, anche per questioni di spazio fisico, no? Del fronte, insomma, perché tanto alla fine qua è, no? Insomma, la campagna in Nord Africa poi la conosciamo un po' tutti, c'è questo lungo corridoio. Quattro gatti, no? Rispetto al fronte orientale, veramente avanti, quattro gatti, dietro, eh? No? Esatto, questo ping pong sulla mappa del deserto, però, ripeto, da qua è molto più profondo, secondo me è molto più bello. E la questione dei famosi cheat di pesca, no? Che ti permettono di attivare, sì. Di fare certe azioni specifiche o attivare anche delle unità specifiche. In Dark Sand è ancora più approfondito, cioè credo che secondo me è meno casuale, la pesca a Dark Sands è quasi obbligata, cioè secondo me Mauro lo paragono un po' all'utilizzo delle carte nei card driven, cioè qui nel titolo sull'Africa ha utilizzato i chip per raccontare, per veicolare ancora di più la campagna in Nord Africa, non so se mi spiego bene. No, è chiaro Giancarlo. Qui con i cheats non è che si alimenta l'aspetto casuale, no, bene o male indirizza la battaglia secondo certi binari. Sì. Ci possono essere delle varietà, però è quello il gioco. Quel gioco, ma no, è molto bello anche questo, è molto, molto fluido. Preferisco sì. Fra i due al momento la campagna di Russia. Beh, ma è per forza di cose. Guarda, io a me piace il Nord Africa come teatro di guerra per giocarlo, però poi alla fine il mio primo amore è sempre il fronte russo, perché ragazzi, la Seconda Guerra Mondiale è stata combattuta là, gli altri fronti a confronto spariscono, anche il fronte occidentale. Ragazzi, quando vedete che i cimiteri della Normandia hanno in tutto 10.000, 2.000, 20.000 persone e andate sul fronte orientale, che è il cimitero più piccolo, ce n'ha 100.000, capite tutto, cioè lo vedi proprio da quello. Accidenti, che carnaio! Il fronte orientale è stato un carnaio. La Nord Africa, adesso non mi ricordo quanti caduti ha avuto, Giancarlo, in totale. Ma neppure io, però insomma, chiaramente qui le unità sono pochissime. Cioè, c'erano quattro divisioni da una parte e poi c'è stata un'armata dall'altra, finito lì. Rimpiazzi continui, quindi un andare e venire continuo anche da parte di unità inglesi. Ma proprio poco affollato. Infatti spesso e volentieri, Giancarlo, ecco, per quelli che si avvicinano adesso al wargame, secondo me non tutti comprendono quanto i giochi sul fronte orientale siano molto più, sì, affollati, ma siano molto più Seconda Guerra Mondiale rispetto ad altri fronti dove si è combattuto poco in rapporto. Hai ragione, condivido in pieno, insomma. Comunque, insomma, questo lo stiamo praticamente terminando. Chi ha vinto la prima partita? Ah, la prima partita l'ha vinta l'asse, perché l'inglese praticamente, che era Luigi, poi non ha, come dire, in realtà nessuno dei tre aveva capito bene sfruttare bene le regole per la mobilità, cioè quindi per gli accerchiamenti. Ah sì, in effetti quel gioco bisogna stare attento alla proiezione della ZOC, che delle volte ci sono dei terreni in cui non c'è ZOC. Esatto. Sì, esatto. Bisogna prestare attenzione, non è immediato. Sì, ma poi i rifornimenti sono fondamentali, chiaramente, quindi fare le sacche, accerchiare, insomma, una cosa molto fluida. Beh, comunque un bel gioco, devo dire la sì, verità. È dinamico, muovi tanto, con la pesca di cheat non devi stare a aspettare l'altro tanto tempo, no, ci si diverte, però in questo caso i cheat non danno tanta casualità, perché per ogni turno sono ci sono quelli, dovete usare questi cheat, e poi secondo me sono spiegati anche bene. Raccontano un po' come un card driven, cioè lui cerca di far raccontare i cheat quello che è successo in realtà, quindi come dici tu, poi ti mette su binari quasi obbligati, però
quest'estate questo si cerca di fare anche in questa simulazione qua, insomma, si può fare. Però in ogni caso si gioca e c'è, come ha detto Giancarlo, se dall'altra parte c'è Luigi che secondo me è un po' anarchico, avrà giocato un pochino, l'arriva il parroco, diglielo a Luigi, ma come fai a perdere con gli alleati a Dark Sense? Luigi, dici il tuo segreto che lo seguiremo. Però se giochi la campagna intera, ho già letto da qualche parte che sembra abbastanza difficile. Ah, davvero? Fare le condizioni di vittoria. E siamo alle solite, vedi? Le condizioni di vittoria del gioco campagna, ma sono affidabili, perché qui torniamo alla solita storia. Quanti di voi che l'hanno pretestato sono arrivati alla fine hanno determinato delle condizioni di vittoria affidabili? E qui Giancarlo conferma, ma molti dicono che le condizioni di vittoria non sono eque e equilibrate. Però, insomma, ci sta. Non so se stai parlando di Dark Sand. Ma in generale, io ho criticato molto Holland 44 e lo continuo a criticare. E uno... questo non siamo arrivati alla fine, però ti devo dire, l'aveva già scritto Nando, ma lo ripeto anch'io, Nando ha soltanto fatto due partite... sulle Dark Valley con il primo scenario, che sono 8-9 turni, e praticamente è l'inizio dell'operazione Barbarossa, no? Però tutta la mappa, tutte le mappe, tutta la mappa, sì. Ma cioè, se tu consideri che per vincere il tedesco deve conquistare, se ricordo bene, 30 città punti vittoria, no? Ne ha in mano all'inizio, mi sembra, 14 o 16, comunque ne deve fare quasi la metà, no? Sì. 8-9 turni. Guarda che conquistare quelle che mancano, io non so come l'hanno playtestato, appunto, ma è veramente molto molto difficile. E se tu consideri che anche soltanto se tu giochi lo scenario campagna, per passare al secondo anno di gioco, sì, tu devi avere non solo quelle 30, ma poi nel secondo anno di gioco, no, per garantire che il tedesco vada avanti, non è che si fermi già, si trinci già nel 42, no? In maniera antistorica, ne devi prendere altre tre, quindi è difficile prenderne le prime per i primi 8 turni, nel primo scenario. Mi sembra veramente. Senti, ma da profano di Dark Valley, ci sono le Zoc rigide, ci sono Zoc Bon alla Simonic. Qual è il problema principale dell'avanzata? Allora, intanto ci sono le zocche, le esercitano soltanto certi tipi di unità, in pratica i corazzati o fanterie di un certo tipo. Uh-huh. È una cosa molto carina perché ha fatto il simbolo di un piccolo esagono sul fattore di movimento che appunto caratterizza la capacità di esercitare la zocca da parte di un'unità. E quella è la prima cosa. Quindi tantissime unità, soprattutto quelle iniziali russe, che sono delle unità veramente con valori bassissimi, anche come fattore di combattimento e difesa, praticamente spariscono quasi subito nel primo o secondo turno, perché prima di tutto non esercitano Zoc, quindi ci puoi infilare le aggiri, qualsiasi cosa, passare, e ci sta. Per russo è veramente difficile tenere una linea del fronte per i primi due turni. Poi arrivano unità più pesanti, che anche quelle esercitano Zoc, e riesci, cominci a poter iniziare a fare una linea del fronte come si deve. Quindi quelle sono Zoc un po' particolari. E poi la difficoltà è sui terreni, cioè, come solito, nel fronte russo, insomma, che a nord hai un sacco di unità che devi gestire come si deve, a sud sarebbe più facile, no? Sotto le paludi, però hai meno unità, perché anche in questo titolo, così come nel mitico Russian Campaign, sì, che tu conosci molto bene, è obbligatorio nel primo turno che le unità del nord e quelle del centro attacchino, sì, chiaro, no? Che storicamente hanno attaccato, quindi non è che puoi decidere, ok, mando, no, però ecco, parlando di un classico di Russian Campaign, in ogni caso, sì, Russian Campaign, se il tedesco continua a spingere con un'oculatezza ai sobborghi di Mosca ci arriva, ai sobborghi di Leningrado ci arriva, se poi riesce magari anche a fare qualche mossa in più, prende magari Leningrado, riesce a prendere Mosca, magari il russo fa una difesa dietro, però in questo Dark Valley ho l'impressione che si ferma prima l'offensiva tedesca. No,
io nella seconda partita ero il russo. Sì. E Roberto, che appunto teneva, diciamo, praticamente ci siamo suddivisi i comandi così. Io ero il russo e loro si sono suddivisi i comandi, armate nord e centro a Roberto. E armate del sud a Luigi. E Roberto ha mosso veramente molto bene la seconda partita, ha fatto una gran partita. E lui è arrivato ai sobborghi di Monza. Ah, ok. Ha preso Leningrado, lì ho sbagliato io, però ha preso anche Leningrado. Però devi considerare che ad ogni modo Mosca ha, se ricordo bene, se non tre almeno due linee di trincee che danno modificatori importanti, che sono difficili da conquistare. E a sud tu riesci ad avanzare un po' meglio, però a un certo punto sono lontane queste città da prendere, mi spiego? La steppa è grande. Poi il russo comincia ad accumulare vari punti di rimpiazzo, insomma, che gli danno la mano per chiudere i buchi che si creano lungo tutta la linea, insomma. È un gran bel gioco, è da ripiazzare. Beh, comunque, ecco, spiegato così, ci sta che si riesce a prendere Leningrado per un colpo di dado magari andato bene, per uno sfondamento andato bene, ma c'è l'overrun, Giancarlo, in Dark Valley? Sì, c'è, però è un rapporto, se ricordo bene, mi sembra 7-1. Ah, altissimo, non è un rapporto che puoi usare sempre e comunque. No, perché a me l'overrun come regola mi piace, ma mi piace non su tanti fattori alti, anche sul 2-1, sul 3-1. Stai muovendo e cerchi di togliere unità. Insomma, non è malaccio per chi si è abituato a giocare ai vecchi overrun. Se posso così evidenziare una pecca del titolo, è questa, cioè. A parte la lunghezza del gioco, vabbè, ma quelli sono per appassionati come noi, non è assolutamente una pecca e via. Però questo è un gioco che è stato pubblicato la prima volta nel 2013, se non sbaglio, e l'edizione deluxe è uscita l'anno scorso, no? Con la mappa, sì, la deluxe con la mappa montata, con la Mounted Map Board. Ecco, io appunto ho questa qua. Ecco, noi fin dalla prima partita, dopo 3-4 ore di gioco, ci siamo accorti immediatamente di un paio di sviste, ad esempio sulla tabella dei terreni. Allora io mi dico, cioè sono cose da poco, però io mi dico, pazienza, un gioco appena pubblicato, che no, sono prima di nuovo la polemica sì. Altro, no, con questi errori che eccetera, però fai una versione deluxe e nella tabella dei terreni, ad esempio, commetti oppure comunque passa di nuovo questa svista, mi è sembrato un po' strano, hai capito? Addirittura ci ha risposto anche l'autore, dando poi una spiegazione veloce, però insomma, voglio dire, dopo 5 anni tu c'è di nuovo questo errore. Questo secondo me è peccare di professionalità. Però io volevo dire un'altra cosa, Mauro, dire, ok, pazienza l'autore, senza giustificarlo. Pazienza chi ha fatto i playtest senza giustificare, pazienza la GMT, eccetera, eccetera, chiunque sia. Ma io mi chiedo, ma i giocatori, come hanno fatto a giocarlo? Cioè, nessuno si è. Perché dopo sono andato anche un po' a cercare su Burgen Gif se c'erano delle note, no, di questo tipo, eccetera, non c'era la mia e basta come domanda. Quindi voglio dire, nessuno se ne è accorto. Ma Giancarlo, senti, torniamo al solito discorso che di certi giochi tanto si parla, ma pochi li provano fino in fondo, punto di domanda. Noi ti dico, adesso noi qui in questa mia stanza giochiamo in 4, 5, 6 persone, stanno girongolando, però ripeto, abbiamo la fortuna di giocare molte ore insieme, e se affronti in maniera, insomma, approfondita un gioco, ti accorgi di cose di questo di qualche tipo, mancanza, no? Che ci può essere, siamo umani, no? Ma infatti è proprio questo, Giancarlo, ti ripeto, io adesso ho aperto Cobra, l'ho celebrato, però continuo a dire, guardate che però per conoscerlo bene lo dovete piazzare e giocare, perché altrimenti qualsiasi giudizio si dia rimane sommario. Lo stesso Stalingrad 42, che a me non è ancora arrivato, adesso lo stanno comprando tutti, lo vogliono provare tutti, però io sono un pochino dubbioso, però voglio toccarlo con mano, perché in realtà, attenzione, non è solo su Stalingrado, ma è tutta
La campagna. E tornando al discorso Holland 44, dove secondo me le condizioni di vittoria non ci sono, sono tutte fallate le condizioni di vittoria Holland 44, non vorrei che si creano delle situazioni anomale anche a Stalingrad 42, perché fai tutta la campagna. Ma sono dubbi, chiaramente. Sono aperto, non l'abbiamo ancora. È in cantiere anche quello. Adesso faremo. Senti, ma tu hai giocato a Russian Front? Prego? Hai giocato a Russian Front? Sì, a me piaceva. Adesso parliamo di anni fa. Ma infatti, perché c'era una domanda adesso online, no? Diego, che cosa pensavi di Russian Front? Io l'ho provato solo una volta, quindi il mio giudizio è veramente sommario, non mi ricordo più niente. Ma infatti, ecco, chiedevo a Giancarlo se ti ricordavi i pro e i contro di Russian Front. No, mi ricordo che lo giocai con piacere anch'io, però sono passati molti anni. E francamente non mi ricordo, perché poi Russian Front, solitamente quando si parla di Russian Campaign si va a parlare anche di Russian Front, ma Diego, cercheremo in futuro di soddisfarti, perché francamente qualsiasi cosa ti dico sbaglio. Era una bella mappa montata, una bella immagine della scatola, un regolamento che era molto improntato sulla logistica, sul fatto delle risorse, però di più non vado, perché non me lo ricordo, giuro non me lo ricordo, quindi qualsiasi cosa ti dico sbaglio. E Diego ci conferma che morti sul fronte africano, Giancarlo, escluso Tunisia, circa 20.000 alleati, 20.000 italiani e 12.000 tedeschi, morti sul fronte russo in maniera approssimativa 11 milioni di sovietici e 2,4 milioni di tedeschi. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, della serie, ecco perché quando parliamo di un Dark Valley è lungo, e ci credo, c'era un numero incredibile di soldati a combattere. Ma lo capite dai cimiteri? Quando visitate i cimiteri lo capite. Senti Gianca, volevo fare una battuta, dimmi. Mauro, uscendo un po' dal discorso che stiamo facendo, perché lo volevo dire prima, ma adesso ho visto che... Vai. Dunque, ho ascoltato veramente con piacere, registrando la puntata sul gioco Hellsgate, no? Comunque hai fatto tutta una disamina della sì, il gioco di Phil Sabin, sì. Con Phil Sabin, eccetera, no? Una cosa, perché sentivo anche... L'anno prossimo ci dobbiamo andare assieme a Londra, Giancarlo, perché è veramente un bel momento quello che si fa al King's College, perché senti parlare di wargaming, ma in maniera come piace a noi, Cioè, te lo posso assicurare. No, io volevo fare una soltanto su quello che stavate discutendo appunto tu e Marco, su questo podcast, che riguardava naturalmente la vostra esperienza... No, delle scuole, di questa didattica, cioè sì, che voi didattica sì. Scolastica, eccetera. Avete fatto qualcosa, mi dicevi che ecco, è per quello che bravo, giusto per fare quattro chiacchiere. Allora, noi come associazione abbiamo avuto un'esperienza diversi anni fa qui in uno istituto delle medie superiori, dei licei qui a San Marino, perché all'epoca si erano inventati i suoi colleghi docenti di San Marino che, siccome c'era un gruppo abbastanza folto di studenti che aveva bisogno di, come dire, un ripasso, no? Su alcune materie, si parlava di febbraio e marzo, ricordo bene. Sì. E gli alunni invece che andavano abbastanza bene, ok, voi non avete bisogno di passare le materie classiche, ma facciamo frequentare le cosiddette attività elettive, no? Ok. Quindi, oltre ai giochi degli scacchi e non mi ricordo cos'altro, insomma, hanno invitato anche noi, ci conosceva un professore che era un amante appunto degli scacchi, e abbiamo fatto diverse ore presentando all'epoca, così anche in maniera abbastanza timida, giochi semplici e anche meno semplici. Avevamo avuto anche un buon successo. Poi però anche qualche ragazzo che era rimasto entusiasta è rimasto con noi, credo un anno o due. Mm-hmm. Poi le questioni della vita eccetera, insomma, sì. Non è che aveva molto attecchito questa cosa, però per dirti che il discorso che facevate voi, tu e Marco, su tutte queste questioni, no? di quando utilizzare i nostri giochi anche nella didattica scolastica, eccetera, dovete anche considerare questo, e questo lo dico per esperienza di quello che stavo raccontando poco fa. Voi avete oltre la grande capacità, perché voi siete docenti, e quindi è tutta un'altra cosa da quello che la racconti tu, da come la racconto io. E questo è fondamentale, lo diceva anche Marco, ma poi avete avuto la fortuna di essere proprio del settore, cioè voi eravate dei docenti,
con l'hobby della simulazione storica avete Sì, avuto ma la questo è un grande capacità. vantaggio. Cioè, qua... Capito? Voi avete creato un progetto vincente e siete riusciti a presentarlo e a farlo vostro nei vostri istituti, La eccetera. scuola è poco permeabile all'esterno, ci deve Ma essere un tu gancio ti rendi, interno. noi, guarda, forse io l'esperienza nostra risale agli anni, adesso non vorrei dire, forse 2010-2011, se ricordo bene, ma sai quante volte ho tentato di nuovo ogni anno di presentare progetti nuovi, anche adesso, anche qualche mese fa, prima dell'inizio dell'anno scolastico? Sai quante volte ho invitato scuole intere, anche dei licei, comunque delle medie, perlomeno la terza media, a visitare la convention e i professori non ci sono mai disponibili, Mauro? Questo è un ostacolo Giancarlo, grosso, hai capito? Perché se non è avete. grosso, è il principale ostacolo. Hai E capito? purtroppo non si riesce. Ti ripeto, se tu stai già dentro, se tu hai un docente dentro che già sa cosa parliamo, ti aiuta lui a entrare nel meccanismo. Purtroppo, se non hai il gancio interno, ti ascoltano poco o nulla. Sì, ma cioè, non, adesso non so, poi sei tu del mestiere, le ore non bastano mai, i ragazzi se li fa spostare durante la strada ci vogliono i pullman, i permessi, la sicurezza, lasciamo dire, c'è tutto un problema dietro l'altro, no? Quindi si capisce tutto, però ad esempio la domenica alla convention, no? Io ad esempio stiamo cercando di invitare i docenti, però ci sentono poco anche i tuoi colleghi docenti, forse sarà la zona poco adatta qui nel nostro. Giancarlo, torniamo al discorso che, e ne parlavamo io e Marco, di docenti che hanno questa sensibilità e sono pochi, altri che non hanno alcun interesse a fare qualcosa di nuovo nel loro percorso didattico. Nessuno glielo chiede, ci sta, cioè, profondo rispetto, e non lo fanno, non fanno una ricerca ulteriore. Però era quello che dicevamo l'altra volta. Però, se riuscite a spiegare, non dico la seconda guerra mondiale, ma il XX secolo con quattro mappe e 10 pedine, forse gli studenti non è che devono studiare coi giochi, però magari sono più motivati in certe situazioni, o no? Era quello che bisognerebbe cercare di far capire. E quello che è Ma poi adesso dimmi. conosciamo tutti, ci sono dei titoli anche senza andare sull'esagono. Cioè, tu pensa, non so se l'avete pensato, tu pensa di presentare un Churchill, no? A una scolaresca che sta studiando in quel momento la seconda guerra mondiale. Non è una cattiva idea, secondo me. Assolutamente no, Puoi perché fare. non è un war game tradizionale, ma include l'economia, include la storia, include i personaggi che hanno fatto quel periodo e c'è tutto e non stai tirando i dadi, se vogliamo essere, se la critica la facciamo ai dadi, non stai analizzando regole difficili, perché poi alla fine Churchill sembra, ma tutto è meno che difficile, lo spieghi veramente un quarto d'ora, 20 minuti, poi magari ci puoi tornare. Sì, ma infatti era quello che dicevamo, il wargame, noi che siamo ortodossi, per me il primo interesse rimane l'esagono e il counter, ok? Io mi ritengo ortodosso, però poi ci sono tanti altri sistemi. Oh, ma che bello! Possiamo anche far giocare gli altri. Però purtroppo, ti ripeto, dal punto di vista didattico, ma perché guarda, Gianca, è l'Italia però, eh? E in ogni caso, anche lì al King's College non è tutto oro, l'ho già detto, non è tutto oro quello che luccica, eh? Perché l'ho detto una volta, scusa, tu sei studente di questo college e vieni a chiedere a me quali sono i titoli che puoi acquistare per imparare a giocare a Wargame? Hai capito? Cioè, è successo, eh? Allora, ma uno studente indiano che aveva frequentato questo studio, poi mi chiama e mi dice: senti, ma quali sono i Wargame che potrei acquistare per iniziare? Questa è stata la domanda, scusa, ma ti sei fatto tutta la cosa ancora per dirti che poi ci sono delle mancanze e ho paura che con Philip Sabin, che è l'unico giocatore Se ne va. che se ne va, non vorrei, avendo ascoltato le grandissime professoresse che sono là, ma ho l'impressione che seguano, che seguiranno un altro percorso, però spero di no, ma ho paura che finisca qualcosa. Perché Philip Sabin è un giocatore, poi ragazzi, si comincia a capire, lui gioca, e quindi con lui sfondi diciamo, una porta aperta, ma le altre, e sono tutte donne, Giancarlo, e questo purtroppo non è da sottostimare, hanno un approccio diverso che non è sbagliato, ma ce l'hanno sicuramente diverso e non vorrei che sparisse
il wargaming come lo intendiamo noi al King's College, poi rimarrà, però lì io ho paura di questo, spero di non essere profeta. Ma io no, perché ha creato una cosa molto bella, abbiamo fatto un sacco di progetti. Lui è un teorico, rispetto a noi siamo più pratici, no? Lui è un teorico e teorizza tanto. Cui parlavi ieri, insomma, poi sono passati io anch'io, adesso non è il primo, però il secondo. Io l'ho letto, veramente lo sto rileggendo per la terza volta, ma possiamo anche confutare quello che dice qualcosa, perché da giocatore lui dice questo, questo e quest'altro. Non tutti i giochi che lui ha fatto sono efficaci, il Lost Battle che ha fatto non è che sia molto convincente, però lui da grande teorico e da grande studioso ti dice guarda, per me è così, così e cos'ha, ecco perché merita di essere letto il suo libro Simulating War. Poi per quanto riguarda i giochi, vabbè, noi non siamo mai contenti, ci critichiamo anche il gioco perfetto magari, no? Che non esiste. Invece riguardo al gioco perfetto, un'altra battuta, visto che siamo sempre a chiacchierare, sì, oggi, no? Guarda, l'altro giorno stavi parlando con l'altro grande amico Ronald, no? Sui giochi napoleonici, sì, giusto? Ecco, ho sentito con molto piacere. Tornerà Ronald a parlare di un gioco napoleonico in dettaglio, perché dobbiamo parlare di questo napoleonico benedetto. Immagino della serie delle Batailles. Sicuramente Ronald parlerà del sistema La Bataille, sì, sicuramente. Allora, guarda, io anche quelli li ho quasi tutti in collezione, anche se devo dire che purtroppo non ne ho giocati tantissimi, perché... Anch'io, stessa cosa. Sì, all'epoca, sì, ma non perché era difficile trovare anche gli avversari. C'era l'amico Enrico con cui ho giocato Alstad, e se ricordo bene Talavera, ma poi alla fine... Gli altri sono rimasti splendide scatole, fra l'altro, ragazzi. Auerstadt e Talavera sono splendide scatole. Sì, sì, no, bellissime. Io ho addirittura anche le prime edizioni, ma le ultime sono stupende. Non so se il peso 30. Io ce l'ho tutte. E di Auerstadt ho la prima, seconda e terza edizione. Cioè, sono belle proprio le scatole, ad aprirle, vederle, proprio la cura che ci hanno messo. Dresda è un qualcosa di... Vabbè, quello è un capolavoro. Ecco, io devo dire che pur essendo d'accordo con Ronald, della serie si respira soltanto qui, no? L'odore della polvere da sparo, no? Dell'epoca napoleonica, anche secondo me questi sono veramente... Sì, perché scendi nel dettaglio. Entri nella simulazione. Però, guarda, qui sempre nella mia stanza di guerra, qua ci siamo giocati anche in partite doppie tutta la serie delle Eagles, praticamente, che ci siamo fatti. Che secondo me è stupenda, forse insuperabile al momento. Io credo che anche un Grognard come Ronald, come Mancetta, insomma... Guarda, lo sai che... giochi veramente con piacere, perché comunque il sistema funziona. E poi riesce a portare a termine una battaglia di Waterloo o una battaglia di Austerlitz. E questo, vedi, Giancarlo, la pensiamo alla stessa maniera. Perché qualche napoleonico vero come Ronald e altri l'hanno subito scansato, The Rising, The Fall, perché non aveva, la prima critica che loro fecero, non aveva nulla di napoleonico. Ma loro che cosa intendono? Non aveva nulla di napoleonico. E non c'era il quadrato, e non c'era questo. Sì, però, al di là che la scala è diversa, però sono splendidi giochi, dotazione stupenda, secondo me il migliore continua a essere Austerlitz, cioè The Rising Eagle. Guarda, io ho acquistato subito il titolo su Waterloo, ma è rimasto qui nella scaffalatura per un paio d'anni, perché l'avevo piazzato come primo scenario e ti dico la verità, non mi è piaciuto. Bellissimo, ma statico, quel titolo secondo me è il più debole di tutti. Ma guarda, dopo ogni, ripeto, li abbiamo fatti in sequenza, no? Quindi Waterloo ci siamo divertiti tantissimo. Poi abbiamo fatto Austerlitz, poi Lini e poi adesso Catebra è stupendo. È un gioco squisitamente da due, mentre gli altri puoi giocare anche in tre o quattro giocatori. Fra l'altro. Sì. C'è anche quello di buono, perché veramente lì puoi suddividere i comandi molto semplice e realistica, quindi... sono perfetti anche da convention, diciamo così, no? Avendo tempo di... Il colpo d'occhio è veramente superbo. E sì, tornando ad Austerlitz piazzata con quella storia delle armate che muovono nascoste, sì, sulle minimappe, esatto. Guardate che si ricrea proprio Austerlitz, mi spiace, ma non l'ho mai vista quella. Poi possiamo criticare il sistema, perché non ci sono i quadrati, non c'è questo, non c'è quest'altro. Infatti la prima critica, non c'è
niente di napoleonico. Vabbè, ma se il sistema funziona, beh, di che però cosa... ne avevamo già parlato forse in un'altra puntata. Sì, qua. Sì, sì. Ad ogni modo, io come le chiamo io, ci sono comunque nel sistema, comunque hanno riveduto il regolamento nelle ultime due scatole. Io sai che sono ancora fermo alla versione di Austerlitz e non l'ho guardata, cioè l'ho solo così analizzate, ma non so. Hanno ampliato le regole soprattutto sulla cavalleria e insieme a quelle, come le chiamo io, praticamente vengono, come dire, puoi percepire molto di più tutta una serie di regole indirette. Cioè, in realtà non c'è la formazione in quadrato, in linea o in colonna, per tornare... Ma perché non serve la scala? La scala è diversa. Però nelle regole, ad esempio sulla cavalleria, se tu carichi senza, che ne so, spendere la metà dei punti movimento, oppure se carichi in maniera, come dire, non regolare, chiamiamola così, definiamola così, in ogni caso si simula che la fanteria che è davanti si sia messa in quadrato, quindi ha dei bonificati, ha dei malus nella tua carica, capito? Quindi in realtà alla fine le formazioni, anche se in forma indiretta, ci sono. Ci sono. Che poi è la scala, grosso modo, di quel titolo che citavi poco fa, di Richard Berg, quello su Waterloo, siamo lì come scala. Sì, infatti assomiglia molto... assomiglia molto, nel senso, la situazione, la scala e come è impostata la battaglia gli assomiglia molto, addirittura secondo me le pedine sono poste quasi nella stessa maniera, quelle di Richard Berg. Sì, sono ma Berg all'epoca secondo me aveva preso proprio il sistema delle battaglie, si aveva alzato di una scala il livello e poi ma tu l'hai giocato, è bello anche quel sistema, Catrebra e Waterloo. Quella scatola secondo me è grandiosa anche, se potete... È stata super criticata, tant'è che lui pubblicò un regolamento, mi aveva anche scritto, gentilissimo, aveva suggerito di usare il regolamento modificato, si trova in internet ancora, credo, cioè non è ancora più della scatola, che aveva modificato le cose. Non me lo ricordo questo dettaglio, sì. Però vi ripeto, era un gioco alla Berg e secondo me Berg lì ancora produceva grandi sistemi e secondo me funzionava alla grande, dava proprio l'idea di Waterloo, stiamoci a capire. Ha una scala grande però, ha una scala che non è sicuramente tattica né grande tattica. E vabbè, però se lo trovate sul mercatino... cercate di acquistarlo. Con quello che sta dicendo Giancarlo, che c'è un regolamento modificato, francamente non mi ricordo, sai, le critiche che avevano mosso. No, si trova ancora, adesso non mi ricordo se è su Board & Geek o da qualche altra parte, ma l'ho stampato anche di recente, quindi c'è un regolamento, adesso se, non so cosa abbia modificato così in maniera approfondita, perché non l'ho giocato col nuovo, chiama un nuovo regolamento, però lui mi suggerì, forse parlo di 3-4 anni fa, di utilizzare il regolamento modificato. In ogni caso, ecco, tornando a noi, se non trovate Waterloo, questo di Berg, la Fallen Eagle, cioè Waterloo della Exasim, secondo me è un titolo da acquistare e vi divertite un mondo, anche dal punto di vista della componentistica, fatta benissimo, sì, sì. Veramente molto molto belli, molto, poi il regolamento è molto, molto ben scritto. Funziona tutto. Sì. Concordo anch'io con l'acquisto, insomma. E ragazzi, questa sera veramente abbiamo parlato di tanti sistemi, di tanti giochi, e qui potremmo parlarne per altre 2 ore, adesso andiamo a parlare anche dell'antico, ma non ce la facciamo. Giancarlo, è stato un piacere, tanto fra un mesetto tornerà Giancarlo, non so con quale argomento, ma tornerà. Vi abbiamo anticipato la SGS, la convention di 1, 2 e 3 maggio. Io... quest'anno non devo prendere ferie, ci vado anche giovedì sera, quindi Giancarlo, a che ora inizia la convention? Guarda, posso già dare un'altra anticipazione? Sì? Perché, come ben sai, non abbiamo mai voluto rischiare di spostare la data al 1 maggio con sì. La possibilità che magari parecchi giocatori fossero assenti perché si faceva la gita con la famiglia, eccetera. Per il 2020 il venerdì è festivo, perché è appunto il primo di venerdì. Fantastico. Quindi saranno 3 giorni completi, partiamo dal venerdì, la prima novità si parte da venerdì alle 9. Io giovedì sera, ragazzi, sono già lì. Giovedì sera, ragazzi... Posso già dire che già almeno una decina di amici hanno chiesto se possono già iniziare al giovedì. Quindi molto probabilmente... Giancarlo, io mi propongo per il giovedì sera...
cena con tutti e grande chiacchierata e poi si gioca fino alla domenica. Grande questa cosa, veramente grande. 3 giorni di assoluto gioco, non vedo l'ora. Mancano ancora 6 mesi. Comunque, anche noi, dopo ci sentiamo anche prima per altre cose, per altri progetti. Bene Giancarlo, è stato un piacere, un abbraccio. Grazie. Come al solito, un saluto alle tue due nipotine, tra un wargame e un pannolino Giancarlo continuerà a seguirci. Ciao Giancarlo, saluta tutta la famiglia, saluta anche la banda, ciao, un abbraccio, ciao, grazie Giancarlo. Bene ragazzi, piacevole chiacchierata con il nostro amico generale Ceccoli, quello di Berghe a livello di brigata. Diego, io ne parlo sempre bene, ma francamente ho dimenticato tanto del regolamento di Waterloo, però mi ricordo che mi era piaciuto tanto perché poi ricreava la situazione a livello accettabile. Adesso non posso entrare nel dettaglio perché è un regolamento che l'ultima volta che l'ho giocato, allora 19, esattamente 36 anni fa, quindi perdonami se non ricordo i dettagli di Waterloo, ricordo però i dettagli di Cobra che l'ho giocato 35 anni fa, vabbè magari sono selettivo. Bene ragazzi, speriamo di essere stati veramente esaustivi su certi argomenti, abbiamo parlato di vari wargame, ma parliamo sempre di titoli che meritano la vostra attenzione, non escludendo gli altri, ma questi li proviamo e vi ripeto, Cobra secondo me è un titolo che non vi dovete far sfuggire. Se rimarrete delusi, venite da me e vi restituisco i soldi. Grazie ragazzi, a domani, spero domani, impegno di lavoro imprevisto, di esserci alle 18:30, mi porto avanti. Se verso le 3 vedo che non ce la faccio, farò l'annuncio e questa settimana purtroppo dovrò saltare anche il giovedì e comunque poi aspetteremo il sabato per l'Araldo del Giannizzero condotto dalla redazione e poi ricordatevi che c'è sempre Aspettando Giannizzero e Marco Mengoli, quindi in ogni caso non rimarrete orfani di podcast. Grazie a tutti, un abbraccio e spero a domani. Ciao, via con la sigla!